Ecco il nuovo centro commerciale Borgo Vergini, porta di accesso di una tra le più belle ed antiche zone di Napoli che vuole riacquistare la sua identità di borgo antico. È stata inaugurata stamattina la prima fase della riqualificazione del mercato, che vuole essere il primo passo per un quartiere, la sanità, che ospita alcuni dei patrimoni più straordinari della città. Oggi siamo qui per dimostrare che il quartiere reagisce a questa illegalità e attraverso che cosa? Attraverso lo sviluppo del territorio. Ecco che questo mercato vuole essere proprio il punto di inizio di una rivalorizzazione non soltanto di quello che è la legalità, quindi il ripristino della legalità, perché oggi ci troviamo dopo 10 anni che i 36 commercianti qui sono tutti quanti legali e quando vengono i vigili, anziché scappare, possono dire noi abbiamo l'autorizzazione. Quindi per noi questa è una battaglia importante. Cercare di far crescere attorno all'impegno istituzionale anche il senso civico dei cittadini, il senso di appartenenza. È una sfida, speriamo di riuscire a vincerla. Il progetto riguarda appunto i 36 esercenti della piazza, ora regolarizzati, e comprende iniziative per tutto il periodo natalizio, tra degustazioni, mostre ed esposizioni della tradizione artigiana del rione Sanità. Per poter dare una spinta, anche una iniezione di energia e di ottimismo in un momento così difficile ai commercianti, ci sembra una iniziativa assolutamente positiva che noi abbiamo voluto accompagnare, vede anche, diciamo, i vari ombrelloni tutti uguali, cioè una maniera, diciamo, ordinata ma piena di colore di un territorio che rappresenta il ventre antico e nobile di questa nobilissima città. Ed è anche il primo dei 7 borghi mercatali tipici che nasceranno a Napoli grazie al piano mercati approvato nell'aprile scorso. Aree in cui i commercianti in sede fissa convivono con gli ambulanti in un ambiente che presenta uniformità di orari, di decoro e di arredo. Siamo riusciti con l'aiuto dei commercianti del territorio a riqualificare, a dargli un aspetto diverso che mantiene tutta la sua vivacità, però insomma anche con rispetto delle regole. Lo facciamo qui, lo facciamo in tutta la città. Quest'anno per Natale ci sono 67 mercatini che hanno pagato, ed è la prima volta che accade, l'occupazione suolo pubblico. Uno di questi 67 è Borgo Vergine.